Eccoli qui i nostri ballerini. Quante camicie, non camicie, ma quante magliette stanno sudando, Chiara. Allora, è l'ultima coppia che si è sfidata in una vera battle, come l'hanno chiamata i nostri giurati. Bene, lasciamo, ragazzi, andare dietro con i loro compagni. Prego. Bene. Ringraziamo dalla console il nostro DJ, Gran Si DJ, grazie per essere stato con noi. Grande applauso per un grande DJ, grazie. Gran Si. Ragazzuoli, allora, ci siamo quasi, si passa quasi alla fase successiva. Dai, dammi un commentino al caldo, va? Come va? Beh, sono ancora emozionatissima, quindi speriamo che vada ancora meglio, soprattutto all'ultima fase. Quindi... Parli per tutti, perché immagino che l'emozione venga... Beh, sicuramente sì, ormai siamo diventati quasi tutti amici, quindi... Tutti in simbiosi a patire le stesse emozioni qui a Dance Crew Selecta. Allora, ragazzi, io intanto vi congedo, perché dovete prepararvi, questa fase numero 2 è finita, voi 16 dovrete prepararvi per la fase numero 3, che tra poco vedremo di che cosa consisterà. Assolutamente, allora grazie intanto a questi 16 ballerini, grazie, potete anche lasciare il palco, grazie. E tra qualche istante li vedremo in un diverso formato, proprio in quartetti. Bene, 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 bene. Allora, giuria qui chiamata la finalissima di Dance Crew Selecta, Gisella. Insomma, tutto, l'aria si fa ancora più calda, Sì, stiamo, sì, quasi, mi piace questa sfida, questo corpo a corpo tra due, mi è piaciuto tantissimo. E poi bello anche l'entusiasmo dei ragazzi dietro, che già sono entrati nel clima della crew. Bello, sono gasatissima anch'io. Franco, ho visto un paio di ragazze, pensavo si prendessero per i capelli a un certo punto, erano veramente molto molto agguerrite, quindi per un attimo... Che... Ho temuto, però tutto è andato bene. Adesso non ci resta che vedere la fase finale. Siamo pronti anche per dire quelle che saranno le quattro formazioni che tra poco si esibiranno qua. Ma poi Etienne vi spiegherà tutto, tra qualche istante. Per spiegare, esatto. Esatto, allora andiamo a spiegare questa terza fase. Ci saranno questi nostri 16 finalisti, li abbiamo visti nella prima fase in campo individuale, in una battaglia sfida uno contro uno in questa seconda fase. La terza fase sarà la formazione di una mini crew, perché ci saranno dei quartetti che i nostri giudici staranno per formare. I nostri ballerini hanno preparato quattro coreografie, se non sbaglio, Etienne. No, in realtà le coreografie sono state preparate da me e sono quattro coreografie con quattro stili diversi, e anche qui è sorteggio, quindi noi abbiamo deciso di fare i quattro gruppi di quattro ballerini, e a chiunque potrebbe capitare una coreografia o meno. Okay. Quindi i ragazzi non sanno assolutamente. I ragazzi erano tenuti proprio a impararle tutte in maniera eccepibile, e stasera sapranno quale coreografia sarà segnata. E quali, quindi, saranno i propri compagni di crew. Sì, questa diciamo che è la parte più importante, perché qui invece li vediamo in coreografia. Fino adesso si sono presentati, hanno fatto freestyle e non li abbiamo mai visti in coreografia insieme, quindi qua è un valore molto importante della prova del 9. È la prova del 9, proprio, esattamente la prova del 9, brava. Mentre i nostri giudici, cara Chiara, loro stanno adesso formando i propri quartetti, esatto, le nostre crew. Noi vogliamo anche allietare tutti gli amici da casa, da Match Music, tutto il pubblico qui alla Capannina Beach, con degli ospiti, perché non ci facciamo mancare nulla in questa finalissima. Certo. Lo facciamo entrare? È un subito? Ospite che non ha bisogno di presentazioni, perché tutti voi lo conoscete. Lui è Tormento, qui con noi. Eccolo qua, che frizzante, che allegro, che sorriso, pronto? È un onore, è un piacere, stanno spaccando tutti, quindi bisogna dare il nostro. Grazie. Allora, Tormento, adesso spacca tu con la tua musica, tieni il microfono e vai. Grande, yes! Un pezzaccio invece per chi non sa ballare e per chi non si vuole muovere troppo. Un po' di hip hop italiano ci vuole. Yes, yo, è semplicissimo. Basta dondolare da un lato all'altro, così, molto easy. Se poi tenete la cintura, uscite ancora più fighi. L'opsa, yo. Mi piace tutto quello che fai. Mi piace tutto come ti dai. Sai sempre cos'è meglio per te. Sembra quasi tutto venga da sé. Mi piaci.
E già, spirito libero, oltre ogni limite, critica nei tuoi confronti all'inverosimile, sempre scintilla poi sempre presente negli occhi di ogni donna forte e intelligente. Come si sente la tua aura da leader? La paura uccide, allontana le invidie, finte amiche non ne hai, sai con chi passare il poco tempo libero che hai. Mi spacchi sempre di corsa, sempre pronta a mettere davanti gli altri nei tuoi sguardi. Chi è che vuole un po' di hip hop soul stasera? Yo! I tuoi valori più elevati, sai, mi spingono a guardare sempre avanti senza preoccuparmi mai. I colori tuoi più forti poi dipingono più sicurezza intorno a me, ma quanta forza che mi dai. Per questo mi in tutto quello che fai, mi piace in tutto come ti dai. Sai sempre cos'è meglio per te, sembra qua, qua e quasi. In tutto quello che fai, in tutto come ti dai, sai sempre cos'è meglio per te, sembra. Qui ho bisogno di sentirvi. Mi piaci, oh, oh, oh. Mi piaci, oh. Tutti mi piaci, oh, oh, oh. Mi piaci, oh, oh, oh. Yes, numeri uno. Una roba invece un po' più ballabile. Voglio vedervi rimbalzare tutti quanti. Pezzaccio nato a Bangkok con un gruppo thailandese, Titanium. Yo! Yes, yo! Per la mia gente più seria, low, sai com'è? Ci siete, no, Riaz? Bicalo, Ramaz, Titanium, lo sai, va così. Bad bitches, mad split. All'occhio stanotte da qui viva non esci. Lo sai che ce la viviamo così. Day of days, the Italian way is the tower way. Ehi tu, come te la passi dai? Ed ogni occasione se te la giochi, se no dove cazzo vai? Dai, tanto lo sai che non c'è niente di meglio in giro. La roba che spaccia è troppo seria, come ti giri lo infilo. Look at that girl, which is a bad bitch. When your name's outside, we on a flash it. I stick smoking with mafioso. Tormento, come ci siete o no, ragazzi? Yo! Non stop, cause the way you moving, it's like the smoke of a pistol. It's too hot, non posso lasciarti andare. Se fai così non resisto. So non stop and go hard on a beat. That's the vibe on the street. Lo facciamo così, yo. But you know you can't change me, cause every girl I hit got to be a club banger. Come! Yes, yo, grazie. E grande Tormento, grande. Che stile, che style, yeah. Sei riuscito style a far ballare tutta la giuria, perché e ti hanno visto che anche con i basi, con le ci siamo trattenuti a fatica dal salire sul tavolo, ma ci hanno detto no, non potete, non potete, ma eravamo proprio lì lì per. Io tenevo la sedia ferma di Etienne, perché sai che insomma lui del resto è del mestiere. E ah, allora, in maniera del tutto informale, io chiedo a questi giurati, loro che hanno giurato per voi, giurato, è giurato un sì o un no per questo tormento? Ragazzi, insieme! Aspetta, sentiamo anche il pubblico, è un sì o un no? Sì o no? Pum, 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 pum! Sì! Sembra proprio un sì. Passo al prossimo turno, ci vediamo sì dopo. Va bene, va bene. Grazie allora. Grazie, grazie. Grazie. Grazie a Tormento qui dalla Capanina Beach Jesolo per la finalissima The Dance Crew Selecta. Allora facciamo uscire tutti i ragazzi perché siamo pronti a raccontarvi che cosa dovrete affrontare fra qualche istante, quindi prego ragazzi, entrate pure, disponetevi proprio vicini alla scenografia di Dance Crew Selecta qui alla Capanina Beach di Jesolo. Allora, Etienne, siamo pronti per chiamare il primo gruppo? Sì, io li farei proprio accomodare, proprio sedetevi proprio normale, proprio per terra e va andando bene anche indietro, prendendo spazio. Ok, questa è la fase più importante, ok? Questa è la fase in cui appunto ci sono le coreografie e quindi si decide adesso.
Quindi Etienne, fammi capire, i ragazzi hanno preparato quattro coreografie, adesso sceglieremo le varie Le quattro coreografie le ho insegnate io, sì, loro le hanno imparate. Tu hai insegnato le quattro coreografie ai ragazzi, adesso a formazione di quattro loro arriveranno sul palcoscenico, non sanno quale coreografia a loro è stata assegnata, adesso insomma partirà la musica e loro dovranno appunto affrontare questa coreografia in crew, piccola crew insieme. Lascio a te il primo incarico quindi del primo gruppo. D'accordo, allora chiamo in causa Camilla, poi Luca, Dan e Sara. Prego ragazzi, e sono pronto anche a dire loro qual è stata la canzone che è stata assegnata. Voi dovrete ballarci con la voce di Rihanna, We Found Love. Bene, grazie ragazzi. Ed ora continuiamo con il secondo gruppo. Per il secondo gruppo vorrei che si alzassero Giulia, Tiziano, Guglielmo e Manuela. Vi esibirete sulle note di Chris Brown con il pezzo Turn Up the Music. A me l'incarico di chiamare il terzo gruppo, scusate, Sebastiano, Nicole, Nicola e Martina Grado. Voi ballerete la coreografia di Beyoncé, End of Time. Ok, chiamerò il quarto gruppo che è composto da Giuliano, Alessio, Martina e Ado. Ballerete sulla musica di Madonna. Adesso avremo bisogno dell'ultimo momento più importante, quindi avremo veramente un attimo bisogno di trovarci tra di noi, parlare in maniera ovviamente breve, proprio per darvi appunto l'ultimo giudizio, quello che decreterà i 9 vincitori. E ci tengo a dirvi
in qualità di ideatori di questo programma vi ringrazio per aver partecipato tutti quanti, soprattutto per il grande entusiasmo, la strada che avete fatto tutti quanti, il pubblico che vi ha guardato e penso che ha apprezzato le vostre performance, quindi credo che realmente questo lo sentite da loro. Quindi noi adesso direi che possiamo prendere ci prendiamo scelta. Il nostro tempo per esatto. poter decidere. Devo dire, Etienne, che questa terza fase di questa finalissima è stata molto importante, perché qui proprio nella coreografia si capisce chi può calcare quel palco. Assolutamente. E per quei 9 il lavoro non finisce qui, ma domani ricomincia la stragrande per una fantastica stagione estiva insieme a tutti noi. Grazie a tutti. Siamo pronti per partire per la fase finale, anzi finalissima. Questa è proprio la finalissima, dove tra poco scopriremo i nove vincitori di questa prima edizione di Dance Crew Selecta, che farà approdare questi ragazzi in tour per tutta l'estate con la crew di Etienne Jean-Marie, la Summer Crew. Ragazzi, benvenuti di nuovo su questo palcoscenico. Tra poco 9 di voi sapranno di essere sul palco del Festival Show e altri purtroppo dovranno tornare a casa con un no. Quindi siamo pronti per cominciare dal primo. Io chiedo al candidato di fare un passo avanti, cominciando da Sebastiano. Sebastiano, ti abbiamo osservato attentamente durante la puntata e durante questa finalissima di Dance Crew Selecta e hai convinto tutti, quindi è un sì. Benvenuto nella crew di Etienne. Il secondo finalista è Nicole. Un passo avanti, grazie. E, il tuo look arriva molto in maniera esplosiva. Bisogna essere molto esplosivi su un palco e molto protagonisti sul palco. Bisogna accattivare per l'immagine, per il sex appeal, per la forza, per l'esplosività, per la coreografia. E noi abbiamo deciso per te, sì. Ed ora è il momento che faccio un passo avanti. Nicola. Nicola, come abbiamo detto dall'inizio, quello che cerchiamo è qualcuno che sappia emozionarci, che sappia regalarci energia, entusiasmo, fantasia e che sappia creare un contatto diretto col pubblico. Per quello che abbiamo visto, consultandoci, abbiamo deciso che tu queste qualità le hai. Quindi, benvenuto. Vorrei adesso Martina Grado. Martina, vieni. Martina, l'estate con la crew di Etienne Jean-Marie è un'estate molto intensa, un'estate dove bisogna lavorare molto, un'estate dove bisogna mettere in risalto tantissime qualità che tu potrai esprimere sicuramente al meglio durante un tuo percorso, però per ora quel percorso si ferma qua, quindi è no. A me il compito per il prossimo finalista.
Tiziano, un passo avanti, grazie. Allora, è sempre difficile fare delle scelte, soprattutto in questa fase, soprattutto quando i finalisti sono tutti forti e tutti molto bravi, tutti molto personaggi, e ci sono state delle cose che sono piaciute, altre no, ma sei andato avanti e io l'ho notato. E è molto difficile per me, soprattutto come coreografo in questo caso, parlare, soprattutto perché io devo dare il posto ai 9 che lavoreranno con me e che dovranno essere veramente professionali, e per me è un sì. Ed ora è il momento del giudizio per Guglielmo, quindi prendo la tua rosa. Guglielmo, che dire, sei stato fantastico sin dal primo momento in cui sei salito sul palco delle selezioni, anzi da quando ci hai mandato il tuo video. Sei capace di instaurare un contatto diretto, visivo, con chi ti guarda, e questa è una cosa importantissima. Ma per entrare a far parte di questa crew sono tante le cose che servono. Tu sei accattivante e l'hai dimostrato anche con questo bellissimo gesto. Purtroppo però, per questa volta, il nostro giudizio è no. Mi spiace.